Sì, ma U c'è sempre Paolo Fattas qui. Buon pomeriggio amici di Barletta Vest. Cattedrale bellissima. Questo è il portone. E poi c'è chi si sposa e pensa sempre giustamente a coriandoli, cotillons, riso e poi chi pulisce? Guardate, signori. Guardate, quando uno si sposa dovrebbe, o chi di dovere, vedete, coriandoli dappertutto, vedete, e non va bene, e non va bene, non va bene assolutamente. Questa è una canzone di tutti i giorni. Un Sinonimo di civiltà. po' di civiltà. Sinonimo di civiltà. O lasciamo un cartello che c'è il divieto di questo, perché questa è una tradizione che se deve stare si deve pulire, si deve pulire. Ma non solo, perché siamo tutti civili in questo caso. E chi si sposa, io direi di mettere 5 euro lo sposo che spende tanti soldi per i matrimoni a un ragazzino, questo è 5 euro, mi pulisci per favore? Non è giusto, perché non è giusto. Qui non è roba di feste, di guai, vedete, è proprio sporcizia. E infatti, anche perché non è un bel bigliettino da visita. Cioè, ragazzi, grazie Luca, buon pomeriggio anche a te. È una cosa che non si può, vedete? Cioè, ma io non dico perché, non dico che, perché nella festa uno nell'euforia ci sta che deve buttare il riso, deve buttare. Però chi di dovere dovrebbe pulire. Cioè, poi un regalino, 5 euro per un ragazzo che sta senza lavoro, dici mi pulisci? Non ci vuole niente. Cioè, una cazzata, cioè, questa è una mia idea che neanche si può fare. Però non è giusto lasciare sporco così, perché chi sporca è sporco. A voi tutti buon pomeriggio, Parlit e Avest, ciao!